tempo di Halloween, ma anche della commemorazione dei defunti e di ogni santi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come ogni anno, a fine ottobre, inizio novembre, comincia quell'enorme diatria tra gli halloweeniani e invece i conservatori, chiamiamoli così, no, e i cristiani, diciamo così, i cristiani praticanti, che ovviamente e in un certo senso anche giustamente incitano a non festeggiare Halloween perché non è una festa che appartiene alla nostra cultura. Tra questa frangia, fino ad oggi, ci sono anche io, cioè coloro che vogliono portare avanti le tradizioni nostre, le tradizioni della nostra cultura, e non vedono poi così di buon occhio quelle che sono le missioni esterne che spesso stridono con la nostra cultura, come la festività di Halloween. Però a un certo punto della vita bisogna anche fare il punto della situazione e rendersi conto di quella che è la realtà. Halloween oramai c'è, è festeggiata in tutta Italia e non potremo arginarla. E forse è anche giusto così, perché in un periodo in cui si tende tanto alla globalizzazione e a far sì che l'individuo, quindi il giovane, sia cittadino del mondo e non racchiuso all'interno di una piccola comunità, è giusto anche estendere i confini alle feste altrui. Ricordandoci sempre però che sono feste altrui e non sono feste nostre, a cui uno può o non può aderire. Cosa che comunque abbiamo sempre fatto, magari non rendendocene conto perché è entrato nella nostra abitudine. La stessa cosa noi la facciamo con l'albero di Natale e Babbo Natale, che per noi adesso sono il simbolo di Natale, ma in realtà il simbolo di Natale per un popolo cristiano altri non è che il presepio. E allora, senza cadere nel bigottismo e lasciando sempre la mente aperta, cosa che l'arte deve sempre fare, quindi ragionare, approcciamoci ad Halloween seguendo questo criterio. Scopriamo cos'è. Tutti i bambini lo festeggiano, i bambini si mascherano, i bambini vogliono le zucche. Ma perché succede questo? Raccontiamoglielo, facciamo capire loro cos'è e adattiamo, come abbiamo fatto per Babbo Natale e l'albero di Natale. Babbo Natale, che poi l'ha inventato così e com'è la signora Coca-Cola, diciamo la verità, perché Babbo Natale prima non era vestito di rosso, e quindi cerchiamo di affrontare Halloween anche in maniera consapevole e intelligente. Magari, come ho fatto io, impariamo, perché anch'io mi sono documentata di recente, impariamo cos'è Halloween, come in maniera semplice. È sicuramente una festa che deriva dai popoli celtici, una festa impregnata di tutto quello che è il paganesimo, la spiritualità. Si parla di spiriti, si parla di spiriti, si parla di streghe, però insomma, vediamo il succo. Diciamo che Halloween nasce per festeggiare la fine di un ciclo, o quantomeno per esorcizzare la fine di un ciclo. A novembre, infatti, per il contado celtico finiva il periodo di grassa, diciamo così, quindi il periodo della raccolta, il periodo del benessere, e cominciavano dei mesi molto bui, molto grigi, in cui gli stenti si affacciavano, perché si sarebbe dovuto vivere del raccolto che fino a quel momento si era avuto. La rigidità del clima, le intemperie, quindi la non benevolenza della natura dava vita a questi riti scaramantici, perché questo erano, secondo cui ci si voleva ingraziare appunto gli spiriti che fossero benevoli durante l'inverno. La lanterna, cioè la zucca che noi conosciamo come la tipica lanterna di Halloween, in realtà anche essa è un surrogato, o meglio un adattamento della vecchia lanterna, che invece era una rapa. Quindi ogni popolo poi sviluppò la festa a seconda della materia prima che avesse. Oggi come oggi, per esempio, se fosse celebrata in Trentino potrebbe essere anche una festa. Facciamo un parallelismo tra le nostre feste e Halloween. Si festeggiano gli spiriti per Halloween, per la nostra festività dei morti si festeggiano i defunti. Ad Halloween i bambini vanno alla ricerca di dolcetti, in cambio di dolcetti o scherzetti, che in realtà sarebbero benevolenza o penitenza in un certo senso, no?
o dolori, insomma. Invece, per la commemorazione dei defunti, cosa si fa? Si pregano i morticini, si va al cimitero, si portano i fiori ed in cambio i morti portano un regalo ai bimbi. Entrambe le culture, vedete come avvicinano all'idea dell'aldilà, all'idea del ultraterreno, i bambini. Bene, secondo me, sfruttando questa combo tra un po' il divertimento di Halloween e la nostra tradizione che non deve essere abbandonata, si può fare una sorta di continuità della festa. E allora, cosa ho pensato per i nostri piccoli e per aiutarvi in questo percorso? Costruiamo una bella zucca di Halloween che contenga la storia illustrata che spieghi effettivamente cos'è Halloween e che agganci Halloween alle festività cristiane. Non insorgete, non voglio dire che Halloween e le festività cristiane sono la stessa cosa, assolutamente no, ma siccome Halloween c'è ed è reale e siccome i bambini bersagliati dai media, bersagliati dalla realtà, insomma, in cui vivono, oramai Halloween esiste anche in Italia, lo vogliono festeggiare, che almeno capiscano che non è una loro festa e che sia un modo per avvicinarsi ai compagnetti di culture differenti. Noi invece poi potremo festeggiare la nostra festività senza tradire la nostra tradizione, senza tradire la nostra cultura, senza essere, tra enormi virgolette, profani, lasciate il senso, una volta che avremo, quindi prendere quella come la parte giocosa, come il nostro Babbo Natale, ma poi festeggiare anche la festività dei morti come festeggiamo a Natale con il nostro presepio, come ossequiamo a Natale il nostro presepio. E allora, andiamo a fare la nostra zucca portacultura, spostiamoci sul piano da lavoro e affrontiamo Halloween. Jack è la lanterna speciale. Il piccolo Jack era felice, lui giocava a nascondino tra le zucche del giardino, lui correva spensierato ridendo a perdifiato. Quando un giorno il freddo è arrivato e il suo gioco ha bruscamente fermato, troppo freddo per giocare e all'aperto non si può stare. Jack allora non si arrese e allo spirito del freddo uno scherzetto tese. Una zucca si mise a scavare per una lanterna a preparare, con una faccia spaventosa che al freddo desse una sensazione paurosa. Jack non sapeva che nessuno spiritello esisteva e che il freddo andare via non poteva perché era arrivata la stagione in cui pioveva. Ma la sua lanterna lo stesso servì a qualcosa. Successe una cosa meravigliosa. I santi in paradiso videro quella lucina e decisero di avvicinarsi a quella casina, aprendo la via a chi morendo era andato via. Da allora ogni anno ritornano i morticini, seguendo quella luce che sia di zucca o di lumini. Vengono a trovare chi quaggiù hanno dovuto lasciare e portano dolcini e cose buone da gustare, per far loro capire che morire non vuol dire sparire. Da sempre si festeggia dal 31 ottobre al 2 novembre, ma non tutti sanno perché. Da oggi tu lo sai, non lo dimenticare mai. Sempre con noi resta chi ci ha amato, a patto che venga di anno in anno ricordato. Ed ecco il tavolo pieno pieno per preparare il nostro Halloween. Vi avviso subito, non sarà un lavoro né economico né semplice, è un lavoro di tipo didattico, utile e ludico per i nostri bimbi, ma che comunque consiglio solamente a chi ne ha bisogno, a chi vuole farlo, a chi vuole tramandare le nostre tradizioni e far conoscere anche la festa di Halloween per quello che effettivamente è. Allora, cominciamo subito. Servono un bel po' di cose, ma non costosissime. Allora, innanzitutto uno scatolo di scarpe vuoto, ovviamente, oppure del cartoncino. Naturalmente, riciclando lo scatolo di scarpe risparmierete. Una squadretta e della gomma piuma. Non importa che sia scarabocchiata, vedete qua Enzo ha lasciato i suoi pensierini o vecchiotta, l'importante è che non sia sfondata così, ma noi prenderemo una parte più o meno in buono stato e non importa che sia chiara, vedrete che poi colorandola risulterà benissimo. Quindi della gomma piuma, una gomma piuma spessa circa 3 cm, del filo di cotone o di lana arancione,
un acrilico arancione, è un pennello di scarsissima qualità, e occorrono anche degli acrilici verde tra di siena bruciata e un marrone, qui un terra ombra naturale, vabbè, ma un qualunque marrone va bene. Sulla mia pagina Facebook, tra gli album fotografici, troverete anche la commemorazione dei defunti, la festa dei morti ed Halloween su Arte per te. Cliccando su questo album, di cui troverete il link qua sotto nel box informazioni, il box informazioni lo troverete cliccando sulla scrittina mostra altro sotto al video, bene, lì troverete il link che vi farà accedere automaticamente all'album della pagina Facebook, dove troverete la spiegazione della festa di Halloween, naturalmente fatta in maniera molto semplicistica e spicciola e anche carina, credo, per i bimbi. Ovviamente è proprio una spiegazione facile facile, stupida stupida, non cerchiamoci fonti colte all'interno di questo, perché effettivamente non ce ne sono, probabilmente c'è anche qualche distorsione storica, lo so, però è un modo per far capire ai bambini cos'è Halloween, un primo approccio, poi le nozioni culturali le darete voi una volta che i bimbi saranno più grandi e atti a riceverle. Quindi troverete la storiella che avete sentito all'inizio del video, che fungerà da collante tra le feste di Halloween, la festa di ogni santi e la commemorazione dei defunti. Scopo di questo lavoretto è non ripudiare le feste altrui, ma accoglierle come altrui per farle nostre, per continuare a festeggiare invece in le nostre tradizioni. Ecco, lo scopo di questo video è proprio questo, e speriamo di farlo insieme. Quindi, favolette che andremo poi a rilegare, spillatrice, quella per spessori abbastanza grossi, insomma che prende una quindicina di fogli, delle forbici normali e a zig zag, se non le avete a zig zag fa nulla, potete fare tutto con forbici normali, un tagliabalza, un righello, una squadretta, qualcosa che ci serva per agevolarci nelle misurazioni, poi un pennarello o una penna, la nostra mitica attacca tutto e la nostra colla a caldo. Poi ci servirà della carta velluto adesiva, io ne ho di due colori, vi suggerisco anche a voi di due colori, arancione e nero, in alternativa al nero vi suggerisco di usare il viola se non trovate il nero, quindi o viola e arancione o nero e arancione, i colori di Halloween insomma, e comunque i colori del cordoglio, dei defunti, insomma, i colori del lutto, diciamo così, quantomeno per la parte nero viola, mentre l'arancione è il colore della zucca. Quindi adesiva, vi conviene adesiva, se no potete appiccicarla con la colla vinilica, ma con l'adesiva vedrete si farà molto molto prima. Ovviamente io ho i rulli, ma voi misurate le copertine dei vostri libri, perché questo andremo a fare un libro zucca che funga da racconto e da lanterna, un mega mix che faccia divertire i bimbi e che li avvicini alle tradizioni. E poi delle lucine, che possono essere le candeline che uso di sempre io, oppure queste lucine a LED che si usano anche per Natale, ma ci servono appunto da metterle all'interno della zucca, della nostra finta zucca, per illuminarla. Cominciamo subito. Innanzitutto la cosa più semplice, scarichiamo da internet la nostra storiellina e pinziamola in due punti, quindi qui e qui, e mettiamola da parte, ci servirà dopo. Adesso prendiamo la nostra gomma piuma, eccola qui, e andiamo a disegnare la sagoma di una zucca. Non vi preoccupate, sempre nel medesimo album di cui trovate il link qui sotto nel box informazioni, troverete voi già una sagoma che potrete scaricarvi e quindi ricalcare a mo' di appunto sagoma guida sulla vostra gomma piuma. Prendiamo le forbici e ritagliamo. Per ritagliare la gomma piuma basterà proprio seguire il margine e questa verrà tagliata
perfettamente, anzi darà quel senso anche di sfaccettato tipico di quando si affetta la zucca. E poi qui smussiamo il bordo in questa maniera, in modo che non abbia proprio lo spigolo vivo. Comunque, andiamo avanti. Adesso con l'aiuto del tagliabalsa ben affilato, stando molto attenti, cominciamo a praticare i tagli degli occhi e della bocca. Mi raccomando, attenti a non tagliarvi, anche se state tagliando della semplice gomma piuma. A questo punto dobbiamo colorare la nostra zucca. Io mi metto qui su un piano un po' rialzato, così non sporco il piano da lavoro, e nello stesso tempo la metterò poi così ad asciugare. Solamente nella parte anteriore tutti i bordi e all'interno delle fessure bocca-occhi. Quindi prendo il colore puro e comincio a stampare. Farlo così col pennello, proprio a farlo assorbire dalla spugna su tutta la superficie e anche ovviamente poi sulla parte sovrastante. Alla fine di tutto il lavoro io già mi sono portata avanti, quello che otterrete è questo. Quindi questa è già asciutta, come vedete, rimane morbida, però da una parte è azzurra, dall'altra invece è totalmente arancione e asciutta. Benissimo, invece questo non ce l'ho, quindi me lo vado a fare adesso con voi. Ok, anche la parte superiore della zucca è fatta. Adesso lasciamo asciugare il tutto. A questo punto prendiamo la nostra scatola. Ci sono i riflessi. Ciao! Momenti di idiozia su Arte per te. Allora, la nostra scatolina, che bello, vi vedo anche da qui. La nostra scatolina la apriamo. E qui ho un foglio, qui ho un foglio perché devo prendere le misure, perché questa deve fungere da scatola contenitore. Allora, innanzitutto mi apro i laterali col tagliabalsa, quindi faccio questo lavoro, 1 e 2. Quindi proprio separo, perché queste parti mi occorreranno per rilegare bene il mio libro. Togliamoli via. Adesso però ci serve misurare la misura del foglio. Noi vogliamo un'unghiatura, cioè una parte che conservi il foglio, di 0,5 cm. Se non vi ricordate più queste cose, cliccando qui trovate un video di legatoria che feci e capirete cos'è l'unghiatura. Poi vi farò un video con tutte le parti di un libro, di un quaderno, come si chiamano. Comunque, se volete, intanto lo trovate lì. Vi potete aiutare anche con una squadretta. Come vedete sono molto approssimativa, perché non deve diventare un compito di geometria. E prendendo, che ne so, 0,5 cm da una parte e 0,5 cm dall'altra, unendo i 0,5 cm, anche se non sarà drittissimo, non è un problema, è un libro homemade, è anche bello che si veda la parte artigianale, come dico sempre io, ma se siete precisi invece rendete perfettamente le misure. Taglia balza,
queste parti che rimangono, conservatele perché vi serviranno dopo. Come vedete, io ho tagliato uno dei piatti, perché questo fungerà da copertina, diciamo così, e le copertine si chiamano piatti. L'ho tagliata più piccola rispetto alla lunghezza del foglio, perché questa parte con le pinze dovrà essere poi custodita in un alloggiamento a parte, in modo che la copertina si possa aprire facendo rimanere ferma quella parte lì. Quindi intanto ce lo montiamo così e poi lo sistemiamo in un secondo momento. Andiamo di pari passo, andiamo insieme, così mi capite. Dall'altra parte la scatola ha un fondo. Ricavatevi lo stesso rettangolo che vi siete ricavati dal coperchio della scatola, quindi senza rovinare però i battenti della scatola, i laterali della scatola, anche qui aprite i margini. Una volta tagliato il tutto, abbiamo i due piatti, superiore e inferiore. Dobbiamo prendere la misura del nostro libretto. Dovremo uscire la parte del dorso, cioè la parte rilegata, un po' fuori e poggiare, ok, oltre la scritta. Vedete? La scritta deve andare un po' oltre, così, perfetto. La nostra copertina qui e qui, e lasciare fuori questi, perché per questi useremo dell'altro cartoncino che abbiamo dalla nostra scatola, ed esattamente useremo una quantità pari a quella del laterale del coperchio della scatola senza il bordino di rabbocco della carta dorata. Queste misure ve le dico così perché sono standard. In ogni scatola di scarpe il coperchio avrà quasi sempre la stessa altezza e il rabbocco della carta esterna sarà sempre pari a un centimetro e qualcosa, sempre sempre sempre. Quindi diciamo che per la grandezza che serve a noi è l'ideale prendere così le misure, senza prendere appunto misure con righello. E poi vedete, un attimo, tagliate ed è pronto. Se invece volete farlo col cartoncino, e allora prendete la misura del laterale che fuoriesce e aggiungete un mezzo centimetro circa, quindi questa più mezzo centimetro, ok. Questo centimetro che vi avanza non buttatelo via, perché dopo ci servirà. Facciamone due di questi pezzetti. E una volta fatti i due pezzetti, prendiamo la misura dell'altezza come quella della nostra copertina. Da una parte, ovviamente, e dall'altra. E poi con una forbice, e poi con le forbici, tac, tagliatela. Perfetto. Fate così, ovviamente, con tutti e due i pezzettini, e tagliate. Adesso prendiamo quello che vi avevo detto di conservare, quello piccolo piccolo, e tagliamolo più o meno a mezzo centimetro. Io purtroppo sto scatolo dorato che spara tantissimo, mi dispiace, ma è l'unico colore che sono riuscita a trovare, però spara sulla telecamera e sulla videocamera in maniera esagerata, ma io non ho a casa scatole di scarpe perché li butto tutti ogni volta e metto le scarpe nelle scarpiere. Bene, dopo questo particolare della mia vita privata, per dirvi che non avevo altre scatole di scarpe e che mi dispiace se vi spara questo dorato. Anche qui metto sotto un cartoncino per non bucare il tavolo e affetto, e questo sarà proprio il dorso del mio libretto.
Benissimo, anche di questo altezza come gli altri due pezzettini e come tutto il resto del libro. Cominciamo piano piano ad assemblare il nostro libretto. Mi raccomando, non buttate nulla per adesso, le altre parti del cartoncino conservatele, non le buttate perché possono servire, anzi ci serviranno sicuramente per creare delle sponde di cui poi vi parlerò. Non ci confondiamo. È arrivato il momento di utilizzare la carta velluto. Faccio prima il lato esterno che sarà nero. E allora prendiamo la carta velluto nera, eccola qua, e stendiamola sul piano da lavoro. Le carte velluto sono antipaticissime, le carte adesive sono antipaticissime perché si arrotolano, come vedete. Ma non vi preoccupate, perché nel momento in cui toglierete la pellicola che tiene protetta la parte adesiva, questa diventerà liscia liscia come una tavola. E allora, ora è un momento un pochettino antipatico, perché adesso dobbiamo semplicemente prendere la misura di quello che ci serve. Ogni misura è data da entrambi i piatti aperti più i due laterali più il dorsetto. Ora vi spiego che è tutto più semplice di quanto in realtà non appaia. Quindi il nostro libro è composto da parte numero 1, parte numero 2, guardate, la metto così, ecco qui, parte numero 1 e parte numero 2, vedete? Poi accanto ad ognuna di queste parti noi a un paio di millimetri di distanza apporremo gli altri pezzettini, che si distanziano sempre uno dall'altro un paio di millimetri, non di più, così. Ok? E poi lasciate superiormente ed inferiormente un margine di 1,5 cm, 2 cm. Ora, in questo caso io ho fatto, vi dico le misure, i piatti che sono questi, le copertine da 27 cm, queste parti da 2 cm, questa da mezzo centimetro, quindi 27 e 2, 29, 29, 29, 58 e mezzo, quindi 58 e mezzo, facciamo 59 con tutti i tagli che lasciamo, facciamo 59 qualcosa, più 2 cm e 2 cm, quindi 60, ecco, facciamo una lunghezza di 65 cm per 27, 65 per 27, e le misure del vostro libretto saranno uguali alle mie. Se invece le farete differenti, l'importante è che la carta adesiva sbordi un 2 cm da ogni lato. Tagliata la carta in eccesso, adesso mi accingo a spiccicare la protezione. Facendo attenzione, sposto i pezzi un attimino, facendo attenzione a non rovinare la carta velluto. Quindi piano piano tiro via e voilà, siate decisi nell'utilizzo della carta velluto, anche perché ha un potere adesivo molto elevato e quindi è possibile che vi rimanga attaccata alle mani. E attaccate i pezzi uno per uno, quindi piatto numero 1, splash, e attaccate ben bene, poi laterale, dorsetto numero 1, splash, e attaccate bene bene il dorsetto vero e proprio, tac, e attaccate bene bene, e quindi
di nuovo uno. Olè, tutto attaccato. A questo punto dobbiamo praticare dei tagli ed esattamente, oh mamma, ora mi si muove tutto, negli angoli. Dobbiamo fare, guardate, dobbiamo tagliare l'angolo proprio così, in diagonale, zac, ok? Da tutte e quattro le parti. E adesso, piano piano, dobbiamo piegare verso l'interno l'eccesso. Così, così, cercando di non fare pieghe. Quindi andate dal centro, per non fare pieghe, verso l'esterno. E con l'unghia schiacciate, ok. Andate, andate, andate. Perfetto. E adesso la parte bassa. Ok. E adesso i laterali. Uno, ecco appunto, ombretta, cerca di essere il più pulito possibile. Uno, ecco, e due, e anche da questo lato si vedrà, sì, uno, due, tre. Ok, a questo punto prendiamo la misura di questo rettangolo che abbiamo, ognuno ha la sua misura. Il mio è in larghezza 60 cm e in altezza 22,5. Sì, 22,5. Quindi mi farò un rettangolo adesso con la carta velluto adesiva. Vedete come si chiuderà? Così. E si apre così, poi si aprirà così, visto? Però così non mi piace questa parte. Adesso dobbiamo farci anche la... rifinire anche la parte interna. E allora prendiamoci una misura di carta velluto adesiva arancione che sia mezzo centimetro più corto della larghezza e mezzo centimetro più corto dell'altezza. Nel mio caso sarà 22 x 59,5, perché il mio è 22,5 x 60. E adesso vado subito a prendere le misure. A questo punto, tagliata la striscia della nostra carta, se avete voglia di farlo, lo fate, se no potete tranquillamente saltare questo passaggio. Con le forbici a zig zag potreste rifinire tutto il laterale. Io lo farò, vabbè, ma io sono psicopatica, se voi siete folli come me, ve lo dico con un poco vanto, fatelo anche voi. Bene, anche per qui, anche con questo lato, la stessa medesima cosa, con molta cautela. Spiccichiamo, ok, ok, e poi giriamo perfetto. Conviene attaccarla sempre dal lato lungo, 1, 2, e poi piano piano
la adagiamo fino a sempre con movimenti circolari verso l'esterno. Completiamo. Se qualcosa nelle misure non dovesse funzionare, tipo non avendo preso molte misure, questa mi esce un po', voi non andate giù pesante subito con l'attaccatura, lasciatela un po' morbida. Ok, e rifinitela strada facendo. Anche qui massaggiate bene, fate in modo che tutto aderisca perfettamente. A questo punto comincia una parte più complicatina. La possiamo fare con la colla a caldo o con l'attaccatutto, questa parte qui, cioè appiccicare il nostro libro all'interno. Come però? Dobbiamo fare in modo che questa parte si pieghi e rimanga attaccata così, e che poi questa parte soltanto si apra. Quindi prendiamo bene la misura, eccola qua, perfettamente. Quindi con della colla sporchiamo questa parte. Ok, ok, filamenti, perché l'attaccatutto ha solamente questo enorme difetto, è filamentosa, quindi appiccichiamo la nostra storia e proviamola, abbiamo ancora il tempo di sistemarla. Olè. Perfetto. Dall'altra parte mettiamo l'attaccatutto sulla carta, così, e anche tra i due pezzetti, così. Togliamo l'eccesso e tac, chiudiamo il nostro libro, tac, facendo in modo che questo rimanga schiacciato sotto il peso di qualcosa per un po' e conservatelo. Casomai mettete delle mollette qui per far attaccare ben bene il tutto. Adesso prendiamo altri due laterali della scatola e dobbiamo avvolgerli totalmente di carta adesiva nera, carta velluta adesiva nera, unendone due. Prima però dobbiamo ammorbidirli leggermente, quindi passiamoli così tra le mani, okay, e diamogli una forma un po' più curva, perché questo ci servirà anche dopo. Perfetto. Adesso prendiamo la striscia di carta, come al solito la spiccico perché mi viene meglio lavorarla. Ok, e va bene così. Là. Ah, mi si è appiccicato un pezzo, quindi attacco uno e consecutivamente anche l'altra, due, perfetto. E ovviamente anche qui taglio diagonalmente e mi chiudo questa parte e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e anche qui chiudo. Qui non c'è neanche bisogno di stare attenti ad essere molto puliti, perché questa parte non si vedrà, sarà totalmente nascosta, come quando dico ogni volta questa cosa è la parte che viene più pulita, regolare. Meglio così, dai. Allora, eccoci qua,
tutto bene 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 attaccato. Adesso questo diventerà lo spessore della nostra zucca. Con la colla a caldo adesso dovremo appiccicare questo in un qualsiasi punto del battente. Allora, come facciamo? Prendiamo il nostro tagliabalza. Io praticherò un taglietto qui. Ok, uno. Ok, ecco, la colla a caldo, senza ustionarvi, appiccicate il pezzetto, così. A questo punto prendo la mia zucca, scusate, adesso è tutta pasticciata perché ero andata avanti, avevo saltato un passaggio, quindi ho dovuto rismontare tutto e riprendere il passaggio che avevo saltato, perché io naturalmente le cose non è che me le preparo prima, le faccio work in progress mentre sono qui con voi. Allora, prendo il filo arancione che vi avevo detto all'inizio e ne taglio un po' di pezzetti e con il filo comincio a legare i vari pezzi. Allora, comincio da qua. In che senso legare i vari pezzi? Ora mi spiego meglio. Prendo il filo, passo dietro e stringo uno e poi faccio un altro giro. Olè. Quindi continuo sotto come fosse una zucca vera, faccio un po' le pieghe della zucca, ecco, diciamo così. Bene, e la nostra zucca, vediamo se mette a fuoco, ha anche tutti i tagli tipici della zucca. Adesso dobbiamo assicurarla al resto del libro. Con la colla a caldo creiamoci una sorta di binario che brucerà un pochettino la spugna, diciamo che la renderà più plasticosa, ma a noi questo serve. Usiamo il cartoncino per spianare il tutto. E per rendere appunto una base di adesione per quello che dobbiamo fare adesso. Facciamo asciugare 2 minuti, dopodiché prendiamo l'aggeggino con le luci che avevamo preparato prima e cominciamolo ad adattare secondo quelle che è il nostro gusto sulla nostra zucca. Vi ricordo di lasciare sempre un margine più lungo, quindi quando andrete a chiudere il cerchio deve rimanere sempre questo margine più lungo, perché noi questa parte qui non la appiccicheremo, la infileremo solamente dentro, in modo che poi quando le batterie si scaricheranno sarà agevole aprire e sostituirle. Allora, sistemiamo ben bene tutta la situazione e senza bruciarci con la colla a caldo appiccichiamo. Quindi ributtiamo la colla a caldo lì dove avevamo creato quel tappetino di colla a caldo per creare quindi un substrato che fosse leggermente più adesivo e appiccichiamo piano piano, senza fretta e senza bruciarci, cosa che a me capita un giorno sì e l'altro pure. Piano piano facciamo tutto, ok. E teniamo ben pressato.
anche sotto l'aggeggino delle batterie un po' di colla, tac, e posizioniamole in maniera tale che non si veda, e questo invece lo mettiamo dentro così, in modo che non sarà chiuso, in modo che quando vorremo basterà scivolarlo da sotto, così. Aspetta, adesso è fresco quindi non faccio questa cosa, comunque poi ve la faccio vedere dopo. E adesso questi filini attacchiamo sempre con un pochettino di colla a caldo, oppure incastriamo meglio ancora sotto i fili di cotone della zucca, quelli che avevamo messo prima, le lampadine. Olè. Che siano luci a bassa tensione, cioè che non riscaldino troppo, sennò vi va a fuoco tutto. Ovviamente, queste sono cose che io reputo ovvie, ma è sempre meglio ricordarle. Quindi con un bel po', perché ce ne vuole un bel po' di pazienza, sistemiamo tutte le lucine. Ora vi faccio vedere come le sto incastrando. Guardate, le ho incastrate tutte sotto i fili che avevo messo per fare le pieghe della zucca. Adesso, mentre abbiamo la zucca così, mettiamo proprio qua sotto al nostro... come si chiama questa parte? Io l'ho chiamato... giummo! No, non si chiama giummo. Va bene, questa... come si chiama? Chi lo sa, me lo scrive qua sotto al video come si chiama questa parte della zucca. Giummo! Non si chiama giummo. Lo attacchiamo sempre qui con la colla a caldo, un po' in 3D, un po' più su rispetto alla zucca. Che carina! Allora, così. De giummo. Non si chiama de giummo. Allora, giummo è pennacchio in dialetto siciliano per i non... per i non compaesani, diciamo così. E adesso la mettiamo qui? Così? Così. Dritta? E adesso attacchiamo la nostra lanterna. Ricordiamoci nell'attaccarla di attaccare tutto, quindi tutto questo, tranne questa parte qui. Questa che entra e che poi dovrà uscire per permettere il cambio delle batterie, va bene? Bene. Mettiamo quindi su tutto, io mi tiro fili, qualunque cosa, mettiamo quindi su tutto la colla a caldo, su tutto, 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 stando sempre nella parte interna, cioè la colla a caldo fatela cadere sempre dall'interno, non dall'esterno, se no rovinate l'intero lavoro. Ok, fino a qui. E velocemente proprio girate e tac, appiccicatela. E aspettate 3 secondi che si attacchi. E alla fine quello che verrà fuori sarà la nostra zucchetta di Halloween che si illumina. Spegniamo le luci, vediamo come viene. Ai. Halloween è qua, ma anche ogni santi e i morti. E volete sapere perché? Perché all'interno della nostra zucca, ecco che c'è tutta la spiegazione per i vostri bebè, per i vostri piccolini. Tutto questo potrete scaricarlo, vi ricordo, nell'album di cui troverete il link nel box informazione. Felice festività di ogni santi e serena commemorazione dei defunti a tutti, quest'anno abbracciando anche gli amici anglosassoni che festeggiano Halloween. Da oggi sappiamo il perché.
Bene, avete visto che carina la zucca porta dolcetti? Può essere anche un'illuminazione carina per la cameretta dei vostri bimbi. Potrete anche dedicarla a magari nonni che non ci sono più, magari... Allora, adesso vi dico come la userò io. Io la userò quando Enzuccio sarà un pochettino più grande e gli spiegherò Halloween in questa maniera. La accenderò la notte di Halloween e la lascerò accesa nella sua stanzetta. Lì Enzino dirà la preghierina per il nonno e per tutti i nostri parenti che non ci sono più. Poi, per il giorno della festività dei morti, che è subito a ridosso, lui là sotto troverà il regalino dei morti, quindi il regalino da parte del nonno, il regalino da parte dei parenti morti. Troverà i dolcetti, sì, ma troverà i dolcetti tipici della nostra tradizione siciliana della festa dei morti, che sono buonissimi. Quindi spegneremo la zucca e andremo a portare il nostro saluto ai nostri morti. Quindi cercherò di fare un grande connubio che non crei confusione, ma che gli spieghi cos'è il giorno prima e che invece il giorno dopo è la festa, quella nostra, quella importante, in modo che abbia una giocosità dell'insieme, dello stare in una società che comunque festeggia Halloween, è la consapevolezza della propria territorialità. La consapevolezza e la larghezza di vedute, secondo me, saranno le cose che ci transiteranno verso una vita eterna. E di conseguenza, perché non inculcarle anche ai nostri bambini sin da piccoli? Bisogna essere consapevoli delle nostre vite, capire quello che si fa e scegliere di farlo nel migliore dei modi. Secondo me, dopo questa pippa che vi ho fatto, torniamo alla realtà. Spero che questa idea invece vi piaccia, vi sia gradita. Potete trovare le schede da scaricare e da inserire all'interno del libro della storia di Halloween sulla mia pagina Facebook, di cui trovate il link qua sotto nel box informazioni, dove c'è quella scrittina mostra altro. Cliccate lì, trovate tutti i link, cliccateci su e accederete direttamente alla mia pagina Facebook, in cui vi invito ad iscrivervi. Lì mi trovate sempre, ogni giorno possiamo parlare, possiamo divertirci, come succede ormai da quasi 3 anni su Arte per Te. Quindi vi lascio, vi auguro una buona festività dei morti, una buona festività di ogni santi, e se vi volete divertire per Halloween, perché no? Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!